Allora, siamo in diretta a un orario un po' inusuale rispetto al nostro, qui sempre sul canale Instagram Decanter underscore Academy, perché stasera siamo a Grottammare, nelle Marche, da Caffè del Mar con Nicola. Buonasera. Ciao, buonasera. Questa sera abbiamo deciso di aprire questa bellissima bottiglia. Ci siamo fatti un aperitivo con un po' d'amici. È un Bricaldara Amarone del 2005, un doppio magnum. Una bottiglia strepitosa che ci ha dato delle grandissime soddisfazioni. Questo vino, diciamo, era un pochino che non lo bevevamo, di conseguenza per noi era un attimino una scoperta provarlo con 15 anni di invecchiamento. Infatti è del È un 2005, 2005, però sì. l'Amarone di solito Sì, invecchia, diciamo, è un vino strutturato, un vino che tendenzialmente dura negli anni, però un conto è saperlo, un conto è provarlo, cioè avere questa soddisfazione. Effettivamente abbiamo visto che è un vino che dopo 15 anni si presta a un invecchiamento sicuramente molto, molto lungo. Veramente c'ha una bella spalla acida, un bel corpo, un tannino molto, molto rotondo. Veramente una bella sorpresa. Siamo insomma, è soddisfatti. contento il nostro Nicola qui, lo dice proprio Sì, sono contento. contento perché, come ti ripeto, a volte aprire delle bottiglie un po' invecchiate c'è sempre un po' il dubbio, c'è sempre. Certo, perché poi dipende un po' da come è stata Altilà, conservata la bravissima. bottiglia. Prima Altilà. Ovviamente che arrivi qui nel tuo locale, perché Prima che arriva nel mio locale, te sì. le Noi, vabbè, conservi noi in maniera. abbiamo un'enoteca dove le bottiglie più importanti le Adesso teniamo. le facciamo Sì. anche vedere, lo facciamo vedere perché Certo. vale la pena vedere, insomma, l'enoteca di Nicola, che non è da tutti, ma quindi è una passione che nasce da lontano questa tua Sì, del sicuramente è vino. una passione che nasce da lontano. Siamo riusciti, diciamo, ad avere queste bottiglie con tanti anni di lavoro, perché comunque c'è una bellissima selezione. E riuscire ad avere anche bottiglie di annate vecchie, ci vuole tempo, bisogna accumularle, bisogna metterle da parte, e poi dopo ci diamo questa soddisfazione ogni tanto di aprirne qualcheduna con gli amici e ce le beviamo insieme. Ma chi è che le sceglie queste bottiglie? Ma guarda, la selezione la faccio io perché ringraziando Dio ho la possibilità in cantina. Vengo ospitato tantissime volte, ho questa possibilità di andare in cantina a provare i vini, e così ordino, diciamo, quello che tendenzialmente ritengo all'altezza della situazione. Infatti tutte le bottiglie che abbiamo sono tutte bottiglie di grande spessore. Certo, è certo. E qual è il preferito? Perché comunque tutti i vini hanno delle sfaccettature diverse, di conseguenza posso avere una tendenza mia personale, però sono amante dei vini in generale, mi piace bere bene al di là del fatto che sia un Amarone, che sia un Gran Tuscano, che sia un Brunello di Montalcino, cioè non ho delle preferenze dirette, anche se poi fra Sei virgolette curioso sono curioso, fra comunque. virgolette diciamo che per me la bottiglia, diciamo, mia preferita è il Barolo tendenzialmente, però comunque Beh, che apprezzo. è proprio il Barolo, Sì, insomma, è il top italiano, è il top dei vini, insomma, è dai, è quello. il top dei vini, però mi piace bere di tutto, compreso un Amarone del genere che ci dà delle belle Vabbè, soddisfazioni. l'Amarone stasera è una bella Sì, soddisfazione, sicuramente, sicuramente. l'abbiamo assaggiato, e che dire di questo Amarone? Ecco, mi dicono, di che sa questo Amarone? Di che sa questo Amarone? Frutti neri, Frutti neri, si sente del cuoio. cuoio, È speziato, tabacco. tabacco speziato, molto speziato. C'è un po' di tutto Eh praticamente. sì, comunque è un bel. Secondo te potrebbe invecchiare ancora No, oppure. secondo me è un vino che può durare sicuramente altri 15-20 anni. Sì, Addirittura? avendo provato tanti vini nelle sue stesse condizioni, penso che è un vino che sicuramente durerà ancora parecchio tempo. Senti, ci stavi dicendo prima che hai provato un vino del 1960. 67 era un Amarone di Bertani, ho avuto l'occasione di berlo in cantina su una verticale di cui abbiamo avuto 10 annate, era più vecchia, era il 1967 e anche lì quel 67 aveva il suo perché, cioè era ancora un bambino, veramente una bottiglia che può durare ancora tanto tempo. È una grande, sì, quando ti capita quando fai queste scoperte che ti capitano in queste occasioni, ti rendi conto effettivamente che alcuni vini sono infiniti, cioè non hanno tempo, sono nati Certo. per durare all'infinito, veramente. Senti, perché uno dovrebbe venire qui a Caffè del Mar? Ma sicuramente deve venire qui a Caffè del Mare perché penso che abbiamo un bel locale, penso La selezione dei che vini, la selezione dei vini è diciamo che è top, importante, la eh? selezione dei vini è Che in importante. zona non, cioè, Non se ne tutti, trovano tanti, esatto, non ci tutti sono tanti questi vini, locali strutturati come il nostro.
Poi diciamo il nostro è un locale polivalente, nel senso che al di là dell'enoteca, al di là dei vini, noi facciamo le colazioni, abbiamo la pasticceria, facciamo produzione e poi dopo giustamente si svaria con l'aperitivo, con il dopo cena, con le serate e tutto il resto. Di conseguenza siamo uno dei pochi locali della zona che siamo polivalenti praticamente. Eh sì, però lo diciamo che insomma gli aperitivi qui a Caffè del Mar hanno un loro perché. Qui ci suggeriscono che abbiamo il nostro, capito, il nostro direttore dietro. Che cosa vuoi? Vuoi vedere i vini? Che diciamo di questa cantina? Vieni Nicola, che diciamo di questa cantina? Diciamo che c'è veramente un po' di tutto, dai vini della Toscana, dai vini della Lombardia. Quindi tutta Italia innanzitutto. Tutta Italia, praticamente tutta Italia. Poi lavoriamo anche con dei vini francesi, anche molto molto importanti. Vabbè, che abbiamo, i francesi diciamo sì, che hanno un loro perché. Perché sicuramente. Alla temperatura, perché qui abbiamo sì. Il nostro, allora diciamo il nostro direttore è sommelier, quindi capito, ci tiene a queste cose. Sì, quindi ci tiene a farci vedere che abbiamo la temperatura controllata praticamente nella nostra. Vabbè, ma certo, perché Nicola li mantiene bene i vini, perché è importante tenerli, sì, perché giustamente. Spesso in alcuni locali in effetti che si va, che hanno anche tanti vini, non ci sono queste temperature così controllate, che invece è essenziale per mantenere noi, un quando vino. Quando abbiamo fatto questo progetto abbiamo pensato di realizzare queste a temperatura controllata con delle luci a LED praticamente che non trasmettono raggi ultravioletti per non danneggiare il vino che abbiamo in giacenza, tutto qui. E così ci dà la possibilità di tenere queste bottiglie per tanti tanti anni. Certo. Va bene, è soddisfatto il nostro Pier Sommelier che ci sta guardando. Quindi insomma ti ringraziamo Nicola, lo ricordiamo, grazie di Caffè del Mar a Grotta Mare. E quindi se volete un vino particolare, un vino insomma, Nicola saprà sicuramente consigliarvelo. Sicuramente. Grazie, arrivederci. Ciao. Ciao.